Book Reporter è stasera in compagnia di Giancarlo Rolandi, cineasta di professione e autore del volume Osteria Cinema, gli italiani a tavola nei film, 50 anni di ricette, aneddoti, storie, pubblicato da Palombi Editore, la cui prefazione è curata da Vaine. Un quaderno d'appunti più che un saggio che conduce il lettore in un viaggio che attraversa la società italiana dal dopoguerra al 97, raccontandone le trasformazioni attraverso il binomio cinema-cucina. Rolandi, da dove è nata l'idea del volume e come è strutturato? L'idea sono veramente due grandi, verrebbe da dire amori, ma insomma due frequentazioni, due pezzi della mia vita. Io ho molto cucinato, amo il convivio, la tavola come momento di vita proprio. E il cinema è un altro, una cosa che ho studiato, la cosa che ho un po' fatto, ma comunque faccio il regista da 20 anni, soprattutto in pubblicità, ma non solo. Mi è venuta voglia a un certo punto, ma già molti anni fa, devo dire, l'idea del volume risale a molti anni fa, quando in Italia c'era questa grande riscoperta della cucina, tutti parlavano di cucina. Oggi se ne parla moltissimo, ma si fa pochissima storia della cultura, anche della cultura minima, perché in fondo la cucina è un aspetto marginale delle cose, tra le cose importanti dell'esistenza, secondo me. E mi è venuta voglia di raccontare quella che è stata la più grande trasformazione che qualsiasi paese del nostro pianeta abbia attraversato, perché l'Italia dal dopoguerra al 2000, soprattutto negli anni 50 e 60, si trasforma in maniera enorme, passa da essere un paese agricolo, rurale, popolato da analfabeti, a un paese industriale che nel giro di appunto un trentennio diventa la quinta potenza industriale del mondo. Questo ha significato moltissime cose che sarebbe molto lungo riassumere qui, ha significato anche molti cambi da un punto di vista del modo in cui non solo si consuma, ma si produce, si cucina, eccetera, eccetera. Basti pensare, che ne so, all'introduzione del frigorifero, dei surgelati, è una trasformazione ovviamente epocale che non riguarda solo l'Italia, no? Riguarda tutto il mondo occidentale, se non altro. E la lente con cui raccontare questo mi è sembrato, non solo perché lo amo moltissimo, soprattutto il cinema italiano di quegli anni, ma in qualche modo la lente migliore, la capacità che ha avuto il cinema di raccontare la società italiana, non credo che nessun altro media, la televisione era agli albori e diciamo si impone poi come media definitivo negli anni 70. Ma il cinema è stato capace di penetrare la realtà sociale italiana in maniera molto, molto, molto profonda, con una sapienza che oggi purtroppo sembra anche difficile ritrovare, francamente. Ecco, perché secondo lei tutta la scuola della commedia all'italiana fa del cibo un elemento drammaturgico quasi imprescindibile? Ma perché la commedia all'italiana, un nome che le viene appiccicato poi non da chi la faceva, che chi faceva se la chiamava commedia di costume più che altro, parlava della vita. Non era, mi ricordo che in quegli anni comunque c'era un cinema fatto da intellettuali con una fruizione comunque di grande pubblico, perché l'avventura di Antonioni, per esempio, fu un successo di pubblico importante, ma non solo. Tanti film di Visconti, tanti altri. Però chi si occupava di commedia, guardato con un po' anche di disprezzo da chi faceva il cinema serio, metteva la vita, e mettere la vita voleva dire mettere il mangiare, il bere, l'amore, il sesso, l'invidia, tutta una serie di sentimenti e di fatti proprio dell'esistenza che forse nel cinema più alto entravano meno, appunto. Ma non per parlare male di Antonioni, perché sarei un cretino a farlo, parliamo di un grande maestro della storia del cinema, però si consumerà forse in tutta la sua filmografia un sandwich, neanche un panino. Perché? Perché appunto lo dice da sé il Certo. motivo. Le trasformazioni enogastronomiche espresse nei diversi esiti cinematografici, che tipo di trasformazioni culturali ci raccontano? Diciamo culturali, parliamo della cultura della vita più che della Esatto. cultura. Faccio un esempio del libro. Nel libro si parla di film dimenticati e poco conosciuti, ma anche di film celebri. Per esempio, uno dei film più, o due dei film più conosciuti che hanno il cibo come protagonista sono sicuramente Un americano a Roma con Albertone, con il
piatto di maccheroni che lo provoca, e Totò in Miseria e Nobiltà che si infila gli spaghetti nelle tasche. Pochi hanno notato forse che i due film sono tutti e due del 1954. Però in realtà stanno raccontando due lembi di un mondo che si allontanano attraversati da una spaccatura epocale. Cioè, da una parte c'è il mangiare tutti i giorni come soddisfazione primaria della vita, e quindi Felice Sciascia Mocca e i suoi coinquilini e parenti nel mangiare vedono la felicità. Dall'altra parte entriamo in una casa popolare di Trastevere e incontriamo un oggetto tutto sommato forse non così consueto ancora, cioè un frigorifero. Dentro questo frigorifero c'è marmellata, yogurt, mostarda, che poi vanno a finire al gatto, alle cimici, eccetera, eccetera, però vengono introdotti nel cinema più popolare. Parliamo tra l'altro di due enormi successi di pubblico che non avevano nessuna pretesa di attraversare il tempo, ma poi comunque l'hanno fatto, e quindi ci raccontano proprio bene questo. Poi in realtà ce ne sono moltissimi altri di momenti in cui il cibo è proprio non solo importante da un punto di vista drammaturgico, ma anche epocale. L'altro grande film sul cibo è La grande abbuffata, ed è la fine di un'epoca proprio, cioè lì si chiude un'epoca con quella mangiata lì. Allora, un grande in bocca al lupo da Book Reporter, e grazie ancora. Grazie a voi.